Ciao a tutti, sono Massimo Bracconi, siamo all'ISPO 2010 e provo a presentarvi la collezione che abbiamo sviluppato quest'anno. Allora, iniziamo da qui, abbiamo una linea Fire Arrow, sono sci polivalenti, un 80 e un 74, sono sci diciamo un po' così per il futuro, il maestro di sci, sono con una doppia punta, hanno una serigrafia, una grafica nuova. Poi è un trio di union fra lo sci classico e la parte freestyle. Poi andiamo sul freestyle. Abbiamo il Pro Model dell'Ace of Spades, che è un 177-185 li consideriamo per i nostri atleti. Il 170 ha una sciancratura come uno sci tradizionale, quindi ti permette di sciare anche con un montaggio degli attacchi classico, mentre il 177 e il 185 sono simmetrici e quindi vengono montati al centro da parte degli atleti. A scalare il Dead Money, Double Six, uno sci donna e uno sci bambino. Con il bambino riusciamo a fare tutto un range di taglie, dal piccolo al piccolo e mescolate. A questo punto, sempre parlando di sci, entriamo su un mondo mix, backcountry freestyle. Abbiamo lo Zero con il nuovo rocker, quindi sci molto morbidi, con una larghezza sufficientemente polivalente, si può usare in park ma già in neve fresca. Novità, il Radict con un suo ponte e punta e coda rocker. Questo è il puro diciamo backcountry freestyle per quanto riguarda gli atleti che usano i nostri sci. Lo sci più largo della collezione, quindi il Jalov 140 al centro, 185 questa taglia. Viene usato dai nostri atleti come Sverre, Johan. Polivalenza. Allora, dicevamo, abbiamo il Girish. Girish è uno sci 110 al centro. Anche questo un rocker solo in punta. Permette di galleggiare, di essere rapidi, veloci e galleggiare facilmente. I due sci che secondo me sono, chiamiamoli europei, quindi europei perché possiamo usarli sia in pista che fuori pista, sono l'Enforcer e il Nemesis. Fra i due, con stessa sciancratura, l'unica differenza è che il Nemesis è leggermente più morbido. Con questo finiamo con i due novità che sono Not Road, Flat, un 84, un 78 con estrema leggerezza nella costruzione, in legno, può essere usato da sci alpinismo, da telemark o semplicemente come sci tradizionali. Ecco, abbiamo presentato prima gli sci, adesso presentiamo le scarpe della categoria freestyle. Abbiamo l'Ace of Spades che è diciamo, il modello di punta, il Dead Money a calare, Double Six e due scarpe dedicate alla donna, con un fit leggermente diverso. Cosa dire? Sono i più leggeri diciamo, della categoria. Quest'anno abbiamo vinto gli X-Game con Peter Olenik, quindi direi che sono molto performanti. Abbiamo un flex variabile da 100 a 130, con una risposta rebound di 130. Ha delle piccole accorgimenti tipo questa molla che serve per i pantaloni larghi. Abbiamo un shock absorber all'interno e una parte di shock absorber per la punta dello sci, per la punta dello scarpone. Direi che sono accattivanti anche nelle grafiche che seguono quelle che sono le grafiche degli sci. Per quanto riguarda le scarpe freeride abbiamo ormai
diciamo, lo Jalov, che è già il secondo anno. Abbiamo questa piastra che, se avete visto su tutti gli sci vengono forniti tutti flat, senza la piastra. La piastra è un qualcosa in più che noi riusciamo a dare ai nostri negozianti per far sì che si possa regolare facilmente bucando e forando solo una volta. Novità Enforcer è leggermente più morbido rispetto al Jalov, una calzata molto comoda, molto confortevole anche a livello di isolamento, e una collaborazione con Vibram che ci fornisce queste suole che hanno un grip che ci permette di camminare più facilmente senza scivolare su ghiaccio, su neve, quindi muoversi tranquillamente. Direi che ho presentato tutto, al prossimo ISPO. Ciao, sono Gianpietro Carli, siamo all'ISPO Monaco 2010. Vi presento la collezione di Nordica, che quest'anno ha voluto dare un'immagine nuova e diversa a tutta la collezione, partendo soprattutto dalle grafiche e dai colori. Inizio a presentarvi la linea Gara, il gigante senior, che presenta ovviamente il sidecut che deriva dalla Coppa del Mondo, con la piastra Vist per quanto riguarda lo sci da gigante e con la piastra Mark per quanto riguarda lo sci da slalom, per essere veramente uguali e in linea con quello che viene usato in Coppa del Mondo. La linea Junior presenta le sciancrature dell'anno scorso con grafiche, come vedete, molto più giovani. Tutto viene accompagnato e viene riproposto anche quest'anno la linea EDT, quindi 150 EDT, il 130 EDT Pro, il 130 EDT World Cup, una forma un pochettino più aggressiva per coloro che vogliono sfruttare al massimo le qualità di questo sistema. 120 Spitfire, nero e bianco la versione uomo e bianco la versione donna. Passiamo alla linea gigante viene riproposto con le medesime sciancrature dell'anno scorso, sia per quanto riguarda la versione slalom, per quanto riguarda la versione gigante, ovviamente anche questi andando a ricercare e a richiamare le grafiche del mondo gara. La Spitfire viene riproposta ovviamente con colori un pochettino più spinti nella versione Spitfire Pro, nella versione Spitfire normale, ok, nella versione dedicata al mondo donne, Firefox. Passiamo alla linea Speed Machine, categoria High Performance, dedicata a tutti coloro che vogliono divertirsi ma senza troppo dispendio di energie. Partiamo dal Mach 4, che viene riproposto con la stessa sciancratura dell'anno scorso ma con dei colori un pochettino più accattivanti, alla versione Mach 3, un pochettino più facile, e la versione Mach 2 e Mach 1, per poi passare alla versione Fate, ok, per quanto riguarda il mondo donna. Ovviamente tutti questi sci vengono accompagnati dallo scarpone Speed Machine 130, Speed Machine 120, Speed Machine 105 Woman, in due versioni, una versione un pochettino più cattiva, nero, e una versione un pochettino più femminile, se vogliamo, con un flex index di 100. Altra novità per quanto riguarda la linea scarponi, viene presentato il Cruise, un miglioramento della linea One, okay, dove vengono utilizzati materiali che permettono una comodità sicuramente migliore, il Natural Foot Stance, okay, che permette attraverso un'anatomia, una posizione naturale dei piedi, di avere massimo comfort e soprattutto poco affaticamento delle gambe. Viene presentato nella versione 80, nella versione 60 per quanto riguarda il mondo uomini, nella versione 75 donna e nella versione 85-65 donna e nella versione 55 donna.